Stanchi di buttare sempre il pane raffermo? Oggi vi faccio vedere una ricetta antica, una ricetta di riciclo che facevano sempre le nostre nonne. E partiamo con il pane bagnato nel latte. Il pane che ovviamente veniva utilizzato per più giorni fino a quando poi diventava troppo duro da poter uti essere utilizzato e quindi veniva proprio bagnato nel latte e lasciato ammorbidire quasi come fosse una spugna, fino a quando poi si poteva lavorare utilizzando altri ingredienti che si trovavano in casa. Infatti questa ricetta del riciclo non è solo una ricetta molto semplice da preparare, ma facile proprio perché tutti gli ingredienti si trovavano a casa e anche oggi sicuramente se aprite il vostro frigorifero li troverete a casa. Quello che infatti bisogna fare per questa ricetta è mettere il pane nel latte, aggiungendo il latte che serve, il latte necessario. Si taglia poi questo pane dopo circa mezz'oretta a pezzettoni e si aggiunge ancora del latte solo nel caso in cui ci si accorge che il pane è ancora un po' troppo secco. Dopodiché, con l'aiuto delle mani, andiamo ancora a schiacciare bene il pane all'interno di questa ciotola. Ovviamente è importante cercare di evitare i grumi, quindi per questo si lavora attentamente con le mani. Se vi piacciono le ricette tradizionali calabresi, ecco i miei due libri da acquistare su Amazon, vi lascio il link qui sotto nel box informazioni. Si aggiungono poi gli altri ingredienti molto semplici: un po' di sale e di pepe, un po' di prezzemolo, il formaggio grattugiato, e anche questo deve essere il formaggio che avete in casa e non un formaggio particolare, e poi un uovo o due a seconda di quanto pane andrete ad utilizzare. Si mescola tutto con le mani fino ad ottenere un composto che si può spostare e lavorare con un cucchiaio. Si fa poi scaldare l'olio all'interno di una padella capiente e a cucchiaiate si aggiunge poi l'impasto. Fate soffriggere da entrambi i lati per qualche minuto fino ad ottenere delle frittelle dal colore dorato. Se volete fare ancora una ricetta un po' più gustosa di questa, potete inserire un po' di prosciutto o un po' di formaggio filante proprio al centro di queste polpettine. E questo è il risultato finale. Io al solito spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito trovate la ricetta su tortedinuvole.com e vi lascio tutte le indicazioni qui sotto al video. Vi do appuntamento al prossimo qui sul canale e a presto, ciao!